tutto un sacco di cose che se sei impegnato, se hai un'educazione, se hai un senso dell'impegno sociale, cominci a mettere in discussione. Nel giorno d'oggi è molto difficile riuscire a combinare l'impegno, l'arte e la condizione umana. Perché tutto ciò che non ha a che fare con la condizione umana non è arte, è solamente perdita di tempo. Quindi voi stessi, qualsiasi mestiere voi facciate, ricordate bene che siete degli artisti in modo o altro. Dovete capire il rapporto che avete con quello che avete dentro, che non sono formule matematiche, tecnologiche, che si possono mettere sul computer, non sono algoritmi, ma la vostra sensibilità va ben al di là dell'intelligenza artificiale, a meno che voi siate un oggetto artificiale. Quindi, alla mia età, trovo sempre più difficile e mi sento sempre più incazzato nel dovere gestire il lavoro sotto una visione artificiale, direi quasi immorale, ma per fortuna è morto Berlusconi, così almeno adesso ci rendiamo conto che l'immoralità che ci ha portato via era immorale. La dignità sociale che ci ha rubato era importante. Eravamo un paese dignitoso e con lui, con tutte le sue forme, c'è stata una grande rovina, un grande bombardamento culturale, va bene? E quindi c'è stata tutta una grande deviazione, culturale in questo paese negli ultimi tempi. Si seguono gli influencer che hanno 5.000 follower, si balla, si canta, ci si trucca così come te lo dice il telefonino, ci si rincoglionisce sempre di più copiando e non creando. Purtroppo molte persone vanno perse, molte persone si perdono per strada copiando esattamente quello che fanno gli altri. Quindi non considero loro. E nello stesso tempo però una grandissima considerazione nell'essere umano. E questa considerazione dell'essere umano si rivolge verso quella minoranza, che sono i giovani, ai quali noi vecchi continuiamo a dire quello che devono fare e dovremmo smettere di farlo, dovremmo lasciarli fare quello che vorrebbero fare e riuscire a capire nella poca nostra intelligenza e comprensione quello che vorrebbero fare e non cercare di fermarli, anzi dovremmo cercare di aiutarli, perché il futuro saranno comunque loro. Non c'è niente da fare. Questa minoranza di scappati di casa, che non vorresti avere come figli, nipoti e forse neanche come amici, perché sono complicati, sono loro che faranno il futuro del mondo. Quindi o si crede in questo, o siamo quelle mezze seghe di umanoidi sopravviventi con le tecnologie manuali. Va bene? Quando avevamo 12 anni. 12 anni, il problema è la masturbazione, vero? Adesso guarda precisamente, adesso il telefonino, invece del pisello c'è in mano il telefonino. Andiamo a fare
telefonino su e giù, che prima o poi viene, da qualche parte verrà, da qualche parte si darà l'orgasmo di darsi quella risposta che sentiamo, non una risposta diversa, perché non la vogliamo una risposta diversa, vogliamo sentire e capire quello che vogliamo. Per quanto riguarda, adesso vengo su questo lavoro, erano gli anni 80, prima ancora di sognare, era amico dell'assessore di Bologna, assessore che era Anselmi, non so se lo ricordate, che poi piacerà ai tre, era un uomo di sinistra molto simpatico, che dice a Riviera mi piacerebbe ristrutturare il palazzo, Ducale, ma non abbiamo i soldi. Io lavoravo in Benetton, sapevo che c'erano dei soldi per le affissioni. Dico, senti, io ti faccio le affissioni sui muri del palazzo e tu Fabio mi fai il palazzo. Ma se ricordate, a Bologna c'erano queste grandi facce di neri, di gente non voluta, non da tutti chiaramente, di gente non voluta che sono neri, come si fa a avere i neri in casa, no? Insomma, era pieno di gente alternativa, siamo a Bologna, e con quei soldi lì furono rifatti, restaurati i palazzi a Bologna. E la cosa andò avanti per un po'. Poi quando, non so come mi succedono queste cose, arrivo all'orecchio, dice scampia. Perché scampia interessante? E da quel tempo io che volevo fare qualcosa qui. Non appunto nevralgico, è meglio di Sorrento. In un certo senso, Sorrento sono capaci tutti. Gestire Sorrento, no? Carini, va bene da mangiare. Scampia, tanto quanto un po' meno Scampia. Non mi ricordo più bene, ma la prima cosa era sulle vele. E insomma, mi dice che ci sarebbe da fare qualcosa con i giovani a Scampia. E parallelamente ci fu questa idea, ma sfortunata io. Paranella dice, dovremmo coprire i palazzi che stiamo ristrutturando con delle tele, un modo di tele che conoscevo. Infatti parlavo sempre di tele, ma dice quanto? 20 metri per 40, dobbiamo rompere i coglioni sulle misure, perché mi interessano le misure. E trovavo interessante in una comunità come Scampia, dove siete famosi al mondo per il gangsterismo, ma è ridicolo. E voi cercate e voi di Scampia accettate questa condizione, vi fa anche comodo. Non so, intanto devo ancora che fa comodo, no? Io sono casalese. Io sono casalese veramente perché abito a Casale Marittimo. Sei casalese. Dico, ma è disumano. Dico, i gangster a Scampia quanti sono? Sono una minoranza, io spero. Non è che la maggioranza è gangster, poi ogni tanto ce n'è uno che è onesto, o no? Allora dico, non sarebbe male fare, ricercare le minoranze. Perché voi scrivete qui, siamo tutti uguali, non siamo tutti uguali, per fortuna. Io ho fatto un reportage a Gerusalemme, andando a cercare a Gerusalemme i nemici che vengono insieme e vanno d'accordo. Anni fa sono andato a fare le coppie
che vivono a Gerusalemme, l'ebreo e l'arabo che vivono insieme. Sono andato a fotografare a Corleone quelli che non sono mafiosi. No, quelli non si aiutano mai. Si fanno i grandi eroi, gli eroi sono i gangster in Italia, sono i Berlusconi. Allora dico, sarebbe mica male trovare, fare un casting, fare una ricerca di ragazzi e ragazze che pensiamo non siano di quel gruppo che non vogliamo, fotografarli in modo che siano unificati in un certo sorriso, in una certa visione, in una certa volontà positiva del vivere, una certa volontà positiva del vivere, e metterli insieme e dire noi siamo noi scampiati, non è l'altra scampiata. Questo è stato il progetto. Poi piano. Facile raccontarlo, ma poi 2000 dettagli per farlo, per arrivare alla soluzione graficamente e visivamente giusta, che sia leggibile per tutti, che non sia complicata, che non sia volgare, che non sia televisiva, che non sia di quel cattivo gusto della campagna della venite in Italia a fare le vacanze vestite da speculando i soldi nostri. No, ma ragazzi, è tutto così. Tutto così. Altro che scampia gangster. Ma voi dovete cominciare a fare qualcosa. Come sai? Siete la maggioranza. Adesso